Bene, bene, facciamo su, continua. Ah, è vero, quanti casi ci sono? Vabbè, continuiamo. Confessione di una frita. Vediamo, vediamo, che ce l'avevamo lasciata l'altra volta. Se non mi sbaglio, stavamo uscendo da dentro al diciamo casa di quello lì. Il benefattario che donava cibo agli ospedali. Dove avevamo indagato. Ah no, forse andato più avanti. Non mi ricordo allora cosa dobbiamo fare. Tra un po' vediamo cosa. Eccoci qua. Ah, è vero. Aspettate che devo dire un attimo. All'interno sulla scomparsa del padre di Tom. Poi. Vabbè, i fazzoletti di Lord Marsh. Che servirà poi in seguito per vedere anche. Forse per vedere il DNA e cose varie. Qualcosa c'entrerà su Lord Marsh. La quercia di Guston. Seguito sulla mappa. Va bene. E poi questo è il distintivo militare, eccetera. Parliamo con Watson. Che cosa sta a fa? Ah, ok. Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. Ok, vediamo un po'. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is seriously ill. Let's study it more closely. Quello è il sangue, mi sa. Aumenta fuoco. Dobbiamo ridurre il fuoco, aspetta. Ah, ecco, bene. Sì. I could take a sample and examine it under the microscope. Allora, il microscopio. I need to take a sample of it using the glass rod. Ah, ok, hai ragione. Aspetta. Che occhio c'è? Ah, ecco, scusate. Let us apply chemicals to color the sample. Ok. Vabbè, non ho capito. Let us apply chemicals to Applichiamo color. la sostanza? Ok. I need a pipette. Ah, mi serve una pipetta. Aspetta, lo sa, eccola qua. Ok, abbiamo distrutto tutto, eh? Dobbiamo prendere per forza tutti e tre? Non mi viene capire. Oh, mi sembra Harry Potter con la bacchetta magica, onestamente. Now, let's examine the colored sample under the microscope. Ok, siamo a tenere bene la macchia e cerca elementi insoliti. Ok, questo potrebbe essere un elemento insolito.
eccole qua, veramente insolito. Mycobacterium. It appears that Lord Marsh is seriously ill. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared, Lord Marsh is suffering from tuberculosis. You don't say? Yes, I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why? Why indeed, Watson? Oh, dear God. You don't think that Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. No, I see. Sanguaitello. Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you been? Our neighbour lent me a book. She is so kind. I think she likes you. I doubt that. How is your investigation going? It's going. Dracula? Yes. It's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. Mi capitava, bambina. Dracula, si sta leggendo. Thrilling. È emozionante. Ah, sì. My analysis table. It's useful for my work. Sì, lo sappiamo. Well, well. Sweet slumber after a hard working day. On my pillow. And I'm 14. This is Kate's room, it's private. Where's Sam? Oh, è interessante storia, sto arti marziali. Aspetta. Con le lesioni ferite, segni e simboli. Il divino sindacato. Imbarattoli. That's not the one I need. Ok, non è quello che ti serve. That's not the one I need. 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 Allora, distintivo militare. Distintivo. Ordine sample kids. Sì. That's not the one I need. Ah, trovato. Ah, è vero, stava scritto sotto. Metà lupo e metà lepre. Veniva usato dai Lobo Scouts come soprannome autodescrittivo. E Lobo Scouts deriva ufficialmente dalla prima unità di titolare dell'esercito britannico. Ma no, meno male che mi metterò a vedere, a leggere, a fare. Ah, ecco qua. La voce è segnata, una mappa. Qui ci sono solo date, ma si va a fortuna. La morte di. That's not the one I need. That's not the. Aspettate, ho sbagliato. Vabbè che dobbiamo vedere anche qua. Perfetto. Ok. Vediamo altri indizi, ci sono. Benissimo, un altro indizio. Anzi, i suoi amici sono abili ed esperti cacciatori. Fantastico. Sì, ma scusate,
quotidiani, enciclopedie, frammento di mappa. Ah, quotidiani o enciclopedie. Quindi, però, essere sulla mappa legata all'invito. Morte. Ho sbagliato. Un attimo. Quindi. Bene, però. Allora, cerco in archivio. La quercia. In archivio. Archivio. Quotidiano. Enciclopedia. Ho sbagliato di nuovo. Altre scienze. Inglese boh, gli salto di storia di cosa o studio rosso, la faccio in prigione, lo sciopero di fermo di rango, gli omicidi, tanto no, lo sciopero. Scusate, ma non c'è quello che cerchiamo qui. Non so ovviamente dove trovarlo. Frammento di mappa. Allora, arti marziali, frammento. Chimica, velini, lezioni ferite, segni e simboli. Gli segni e medaglie, arti marziali. Andiamo a vedere qua. Arte e architettura, scienze economiche, tecnologia, medicina, botanica. Vediamo se c'è qualcosa qua. Guarda qua, c'è inglese. Oh, no, io no, ve lo giuro ragazzi, non sapevo niente che dovevamo venire qua. La quercia di Grunstone. La quercia di Grunstone è uno strano e misterioso albero che cresce nella foresta di Epping. L'origine del suo nome non è confermato, sebbene esistono numerose leggende in via del quarto. Alcuni dicono che col passare dei secoli le streghe svolsero le loro cerimonie vicino a quest'albero, che i casiriti condannarono chiunque toccasse il tronco della quercia di Gozo a una perenne maledizione. Ok, meglio non toccare l'albero, mi sa. Non so che attenzione, infatti di George Faust. Sulla strada del suo mestiere, ok, questo qua l'abbiamo già letto. Hai capito? Ma che non ti avvicini a quell'albero. Poi dice tu. Poi dopo lo metto. Non te la metà quando ti mangiano le mani. Torna a sulla scompa, indaga, si torna. Buonanotte. Allora, questo qui abbiamo cercato. Questo qui avrà la tubercolosi, la mappa della foresta, Epping, eccetera, eccetera. Dove qui andiamo? Quindi, la quercia.
Devo andare verso la quercia? Non lo so. Magari non laghi. Aspetta, mi sono dimenticato come si corre. Oh, corri. E come si faceva a correre? Allora, qui non c'è niente da indagare. Salve. Ah, ok, devo già uscire. Ma nel Red Bull si correva. Quindi aspetta, no. Quindi, adesso siamo al 22-B. Andiamo di casa di Marsh, casa di Arst, andiamo Arst. Aspetta. Questo è Lord Marsh, la quercia. Andiamo a casa di cosa? I won't disturb Lord Marsh without a reason. Ah, ok, non ci vuole andare. Andiamo a casa di Arst. E invece abbiamo più di un motivo, cazzo. Ok, vediamo un po' qui. Please, sir, find my father. Sì, non ti preoccupare, non troviamo tuo padre. Vediamo un po' vicino alla quercia, dove penso ci siano indizi. Altrimenti non so proprio dove andare. Onestamente vediamo un po' se qua c'è qualcosa di interessante. Qua c'è una cosa, ok, non lo so. Un po' qua giù. Nothing that could interest me. Ok, qui niente interessante. E qui stiamo mangiando. Vabbè, andiamo direttamente dove sappiamo. Vediamo un po' se c'è qualcosina da vedere qua. No. This case must have... Ok, ma adesso non so proprio che cazzo fa.
Leave the post on the doorstep. Su, su, si riprende, si riprende. L'old pub, casa di Horse. Cerca nella mappa. Io credevo che c'era qui, invece no. Vediamo meglio. Quindi qui non è questo. Dove trovo una quercia? Vabbè, sto vedendo un po' ovunque. Che non so dove sta. Vabbè, qua non credo che sia una quercia, vediamo. Se sa mai, mettono un bug, una cosa, non lo so. Cosa fa? Tutto sto casino qua. Poi ciao Commandos. Qui non c'è niente. Stiamo tornando di lì, andiamo di qui. Chissà se Sherlock Holmes può competere con il Ben Terzo. Sarebbe una bella sfida. Forse è proprio una sicura. Vediamo, stiamo qui, casa di Horse l'abbiamo visto, il pub, andiamo a vedere un attimo il pub, perché dobbiamo trovare una quercia, a casa di Cuso non ci vuole andare, quindi incominciamo un po' la ricerca in lungo e largo.
per cui non sono proprio a cavolo andare a vedere onestamente. Questo sta qua. Ci ho mandato solo nel pub. Così, da qua a certe parti, no? The child labor law sent your kids to school instead of the coal mine. Ho capito che rompo la monotonia, ma rompe anche qualcos'altro. Bosses beware, when we're screwed we multiply. Che cavolo non cerca di fare qua? A far fare la fantasma, eh? Oh, comunque. Andiamo là. Qua sta una guercia. Però non ci porta un cacchio. Ma la mappa dove cavolo si trovava? E questa è la mappa. Ok, l'indizio mi diceva cerca nella mappa. La mappa è questa, scusate. Ah certo, questa è la mappa, scusi. Cerca nella mappa. I won't disturb Lord Marcus. Aspetta, andiamo indietro. Non è che dobbiamo andare. Vabbè, mi sono sbagliato. Perché no, non lo trovo da nessuna parte, quindi mi sa tanto che dobbiamo investigare sulla mappa che abbiamo nello studio, forse. Vediamo.
ecco dove stava la mappa. Let's try to find the place from the hand-drawn map. Ok, non ti preoccupare, no? Muovi. Ma minchia. Trovato. No, veramente è così. Here it is. Oh ho! I need to hurry if I want to find out what's going on in the forest. No, ma. Shama yamia. Father, that boy Wiggins, does he come here very often? He helps occasionally in some of my cases. Why do you ask? I'd like to talk to him. Talk to him? Father, back at school there are only girls to talk to, and they are so boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. It would be so romantic. Ragionevole, complice. Ragionevole, complice, voi che dite? Ragionevole? Che dite? Cosa vorreste voi? Ragionevole, complice, scioccato! Facciamo... complice? Ragionevole? Complice? Complice, no. Oh, Kate, I know what you're like. You'll terrify him. He won't dare to come back here again. Is that what you think? I love it. Oh, Kate. I'll leave you alone now. Allora, sapeva della riunione tra Lord Marsh e i suoi amici, svoltasi nella foresta di Epping. Abbiamo un altro incrocio, un altro nodulo qui, che diciamo fa da connettore a tutti. Lord Marsh e i suoi amici sono entrati nella foresta, indicata dalla mappa di George Horse, per una riunione. Ok, vai alla foresta di Epping. E andiamo, andiamo. Foresta. Bello, eh? Mi sta piacendo? Troppo bello. Ah, guardate, guardate, questo qui è all'inizio. È all'inizio, vi ricordate? Ah, perché ho visto dall'inizio i miei video su YouTube. C'è questa, diciamo, tra virgolette, intro che insomma, dove lui stava scappando dai proiettili. Ma come cavolo questo qui? Aia! Corri, cazzo! Madonna! Si è staccato... Aia, cacchio! Aia, Cristo!
Corri, cacchio. Che cazzo è che ci stanno seguendo? Dio no, ci siamo salvati forse. Che cacchio è quello che ci sta? Ma che mi sono perso un filmato, eh? Impossibile, che cazzo è? Where is he? Where is it? This man was killed recently. Mm-hmm. The body is still warm. Oh. Invece qualcosa, buon uomo. He was poor. Vabbè, poi. Oh cazzo! Via via via! Aia, pure io, cazzo! Aspetta. Aia, cazzo, tutti i proiettili addosso mi sto prendendo. Via via via! Nascondiamoci! Via 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 via, veloci veloci! Ok, tra l'altro non sei di fortunato. Ancora, ti prendo, ti spacco la faccia. Ah, ok, stavo sono morto, mi sa. Sì. Stavolta sì. Un'altra volta, maledetto. Aia, no 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 no. Corri cazzo, corri. Corri cazzo! Ma come devi fare slow motion? Ora qua, perché ora giriamo di qua che moriamo? Sì, mi sa di sì. Mi sa che se andiamo di là moriamo. No, non era una cosa di prima che ci siamo salvati a miracolo, no, proprio che se andiamo di qua moriamo, appunto. Oh, certo, però tu se ci cade, no ma. E dai, proprio io che... Ah, anzi, cazzo. Thank you.
Ok, fantastico. Un attimo. Ma cazzo. Nasconditi, che cavolo cadi nell'acqua, pure tu. No, meno male che quello è storto. Aspetta, aspetta! Ok. Meno male che qua è peggio di me con la mia. Vabbè, buona becca di pieno. Ma che cazzo fai? Aspetta. Vai, mi dai. Ok, non andare di lì. Albero. Corri, Forest, corri. Morti? Ok, stavolta è colpa mia. Io ancora non ho capito dove cavolo dobbiamo andare. Perché deve partire direttamente a cazzina qua? Qualcosa mi dice che siamo tornati indietro. Perché sono anche morti, vabbè. Quindi non dobbiamo andare di lì, ma di lì. No.
ok. No, non dobbiamo andare da una casa. Quindi dove dobbiamo andare? Se andiamo da quella parte torniamo indietro. Quindi dovremmo andare però da quella parte. Preso. No, no, aspetta, aspetta! Perché cazzo muori? No, ti comando, grazie per essere passato. Ancora non ho capito dove devo fare qua. Dobbiamo andare per forza di là. Ah!
Sono di beccava, so. Questo lo vorremmo andare per forza, però. No, ok, dovevamo andare di qua. Ok, ok, scusate, la colpa mia allora. È immortale, c'è una cosa. 200 proiettili li abbiamo fatto vedere in cielo. È mortale. Quindi? Ok, che è successo? Sono a Pazzaletti. Non posso nascondermi qui. Minchia, ho beccato in pieno. Cazzo sta. Ok. Special education program. It's true, I was refused. An old wounded soldier is useless to you. But he can still be dangerous. We hunted a lot in these woods, but I didn't expect to become the prey. I have lived a grand life without any limits set by others. I will die a happy man, so you won't see me begging you for best revenge. Vendetta.
Allora, bene, George vuole farsi giustizia da solo con Lord Marsh. George vuole uccidere Lord Marsh. E i suoi fallimenti. Giusto? Non abbiamo sbagliato. Bene. Lord Marsh e suo amico danno la caccia ai poveri della foresta. La caccia ai poveri ai lord della foresta. Ok, devo decidere cosa fare prima di uscire dall'armadio. Allora. I should decide what to do before leaving the cupboard. Quindi il signor Host caccia. Non è esatto. Mantenete conflitti logici, tenendo legge. Ok. Quindi. Che dobbiamo fare? George apparteneva all'unità di tiratori Lone Scout. Sì, non penso in fretta, ragazzi. Boh, mi sono bloccato. Non fa vedere neanche vicino al fucile, sul fucile,
Oh, non ho capito niente. Aspettate. Non mi può fare. I should decide what to do before leaving the cupboard. Devo decidere cosa fare. I should decide what to do before leaving the cupboard. Vediamo, un attimo se... decide what to do before leaving the cupboard. Dobbiamo fare adesso? No, non so, però I should decide what to do before no, Sherlock. Mettiamo carto, vediamo qua. Abbiamo preso il fucile, ma? I should decide what to do before leaving the cupboard. Che cazzo dobbiamo fare qua? Veramente raga non sto capendo proprio. Non ce ne sono più indizi, ok. Forse lo stesso è un Lord Marsh. Proviamo così. Un attimo, ragazzi, che non sto capendo niente.
Mannaccia. No, non mi serve questo. Ok, forse l'ho trovato. Aspetta. Ok, un attimo, sto vedendo. Trovo qua, non riusciamo a dire. Ok, questo l'ho fatto bene. Non mi sbaglio questo, forse quello che ho sbagliato. Ok, quello l'ho fatto giusto. Adesso. Madonna, che fastidio. Aspettate, eh. Un po' di pazienza. Qui è Revenge, Vendetta, io l'ho aspettata. Ok. Last chance. Quindi, ultima chance. Ultima possibilità, vabbè, la stessa cosa. Poi. Bene. Un attimo. Eccolo di sopra che abbiamo fatto. Sì. Ok. Ok, signor Master è uno psicopatico. Vediamo.
Aspettate, però se noi cambiamo, mettiamo Joe e mettiamo Joe, ci esce un'altra cosa. Marsh dà la caccia alle persone. Condanna Lord Marsh. Lord Marsh è un assassino che segue a caccia fredda del... Se Lord Marsh non ha alcuna possibilità di riprendersi dalla sua malattia, permette di morire in pace a casa sua mentre medita i suoi crimini. Lo metto un po' più indietro. Mannaccia la cursore. Aspettate. E vai un po' più avanti, porca puttana. Scusate. Che facciamo? Lo assoldiamo oppure lo condanniamo? Voi che dite, ragazzi? Lord Marsh è un assassino a sangue freddo. Lord Marsh e i suoi amici hanno danno una caccia alla gente del programma di educazione speciale. George Arst vuole solo vendicare le vittime. Aspetta, voglio fare bene le cose. Quindi qua. Il signor Hurst è uno psicopatico. Condanna George Hurst. Scusa, Lord Marsh dà da mangiare ai poveri. Il programma di rieducazione. Queste cose qua. È questo che vuole uccidere Lord Marsh. Non c'è più di niente, come solito. Allora, manda al suo manicomio, è uno psicopatico, è un pericolo criminale che ha abbandonato il figlio Tom per dare la caccia al suo... Ah, lui è! Al suo spot, è il precedente programma di rieducazione speciale, deve essere in chiusa vita. Alza, assolvi George Charles, sarà in una casa di cura finché riceverà. Non si può considerare responsabile dei suoi crimini perché non è sano di mente. Si separa perché Tom ha bisogno di lui. E quindi la decisione è bella difficile. George Arts apparteneva. Allora, questo apparteneva a qualcuno dalla caccia agli. Qualcuno dalla caccia. Ah, quindi è lui che aveva la caccia. Lord Marsh e i suoi amici sono abili ed esperti cacciatori. George Ars sapeva della riunione tra Lord Marsh e i suoi amici foresta. Quindi hanno. Raccontava il suo incendio con il programma di rieducazione speciale. Il lavoro speciale George Arst. Il lavoro speciale George Arst è indubbiamente assurdo. Mi sta venendo voglia di condannare Lord Marsh, non so perché. George Arst vuole uccidere Lord Marsh, il capo esperto di sopravvivenza. Vuole farsi giustizia solo con Lord Marsh. Sì, secondo me è così.
George Charles vuole fare giustizia da solo con Lord Marsh. Vuole uccidere George Charles, capo aspiratore dei suoi fallimenti. Signor Hurst è uno psicopatico. Lord Marsh dalla caccia. Ok, secondo me ho fatto la scelta giusta. Vediamo che succede adesso. George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, my. An almost worthy opponent. Tom? My Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. Now, it's time to end this. By all means. George, listen to me. If you're seeking an apt punishment and vengeance, killing Marsh will give him exactly what he wants. He would die knowing that he had fulfilled his life through his absolute control of it. But if you allow Marsh to live and be arrested, he will suffer a punishment far greater than you or I could deliver. His ball and chain will be the debilitating tuberculosis. It will drag him painfully and slowly to his demise behind bars. You're mad! You're both mad! Let's go and find Tom. Not just yet. See, Lord Marsh, you will die here. Although not by the gun. You'll die slowly. Don't do this, George. Detective, take a look here. This is how you became sick, Lord Marsh. The heading of your victims who were suffering from tuberculosis with one infected. Allora, avevo ragione io. Holmes, you cannot fully understand why we help so many and sacrifice a few. But don't let me die like this. Just kill me now. No, sono stato abbastanza veloce. Mr. Hurst, you've already served brutal justice to Lord Harrington, and I hope Lord Collins and Dr. Fisher, taking that into consideration, you may as well kill Lord Marsh and end the Quartermain Club completely. No loose ends. Confessore, Lord Marsh è un assassino a sangue freddo. Per non potere a loro freddo. Non dava valore alla sua vita. Alla vita delle persone, della povera gente. Vede di avere il diritto di scegliere chi vive e chi muore. Merita il suo destino. Condanna Lord Marsh. Indietti trovati 18. Accetta decisione. Se accettiamo conclusione. Sta per finire questo caso. Il file di salvataggio per il caso danno i morsi. Premo no se vuoi selezionare un'altra scelta morale. Premo sì se sei sicuro della scelta fatta. Sì. Il cacciatore diventa preda. Uno studio in verde. Bellissimo. Quindi è stato Lord Marsh che ha fatto tutto questo casino. Yes. Well done, Watson. Holmes.
You're playing bowls? Dentro casa. Indoors? Not just any old bowls, Watson. Lawn bowling. Seriously? With your injury? No. Mrs. Hudson is going to murder you. Well, that's it for now. Time to go. Would you care to join me? You're incorrigible. And where are we going, Herbs? I'm participating in the final stage of the annual tournament held by the London Archaeological Institute's Bowling Club. It's an official invitation. I'll just need to dress suitably and then we can leave. Fantastico. Partecipa alla finale del torneo di bocce. Club. Ok, dai ragazzi, io direi che basta così oggi per Sherlock Holmes, anche perché poi iniziamo nella prossima live. Nella prossima live, dicevo, ho il nuovo caso che insomma abbiamo cominciato già a dare un'occhiata adesso. Ora sono le 11 e niente ragazzi, io direi che posso pure smettere qua la live.